Scusami Tinelli, che non ho sentito proprio una parola, eh. Stavo ascoltando l'ultima canzone dei Root. Certo amico, mi dispiace te lo dico, tu sei come la polenta e il brasato, dopo pochi minuti mi è stufato. Che bel testo. Comunque volevo dirti che sono seriamente preoccupato per la mia pagella. Ancora? Tutti fine quadrimestre sempre la stessa storia. Questa volta non ho intenzione di ascoltarti. Ragazzi, scusate, chi vuole ascoltare la mia solita lamentela per la pagella? Manzo, almeno tu, ascoltami. Allora, il quadrimestre è quasi finito e a parte in ginnastica, che è la materia in cui vado meglio... grazie, professoressa. Molto gentile, professoressa. Arrivederci, professoressa. Sono spacciato, sono finito, sono senza speranze. Tinelli, a che cosa è dovuta con tanta disperazione? La Martinelli mi ha detto che domani mi interrogerà sia in scienze che in matematica per darmi l'ultima possibilità di salvare il mio quadrimestre. Beh, ritengo che la professoressa Martinelli sia stata molto generosa nel proporti questa ultima ancora di salvezza. Guarda che per salvarmi ci vorrebbe un miracolo a me, non un'ancora. No, Tinelli, per salvarti ti ci vorrebbe uno studio matto e disperatissimo. Beh, disperatissimo lo sono già, è lo studio che... Beh, ma posso sapere quante pagine devi studiare per l'indomani? Allora, di matematica 231, mentre di scienze 279. Per mille analfabeti, devi studiare 510 pagine per l'indomani? Tinelli, smettila di far finta di studiare e ascoltami attentamente. D'accordo, Secchia. Ho testé inserito un CD nel mio lettore. Tu dovrai ascoltarlo durante la fase REM. Scusa, non è un vocabolario dal secchiese all'italiano? Va bene, allora sarò più chiaro. Ascolta sto CD con tutte le robe di matematica e di scienze durante la notte e la mattina saprai tutto. Cioè, vuoi dire che posso studiare anche mentre dormo? Esatto, il tuo cervello, ammesso che ne abbia uno, ascolterà tutte le nozioni e poi la mattina tu le dirai automaticamente. Geniale! Pensa se nelle classi al posto dei banchi mettessero dei letti e ci facessero dormire. Sai quante cose impareremo? Mi dispiace, Tinelli, ma questo metodo di apprendimento purtroppo dura molto poco e poi un testo va letto, va capito, va vissuto. Boh, io preferisco sognarlo, poi. Perdonami, ma se l'ignoranza avesse un nome si chiamerebbe proprio Tinelli. Non ho capito cosa hai detto, Secchia. Però ha tutta l'aria di essere un complimento, grazie. Non capisco perché continuo a perdere il mio tempo con te. Boh, anch'io lo so, grazie mille, sei proprio un amico, ti stimo molto. Sì, sei finito con i tuoi complimenti interessati, io andrei in classe, eh. Io quasi quasi vado a dormire, sai, oggi ho proprio voglia di studiare. Ehi, Tinelli! Grazie, Secchia. Ho fatto come hai detto tu. Ho ascoltato il CD tutta la notte mentre dormivo. Allora vedrai che per la prima volta nella tua esistenza prenderai un voto degno di nota. Sì, ma sei sicuro? Cioè, a me sembra non sapere proprio niente. Ah, uomo di poca fede. Tale metodo d'apprendimento fa leva sull'inconscio. Vedrai che quando la professoressa Martinelli ti farà una domanda, tu risponderai automaticamente. Fantastico. Oh, risponderò a tutte le domande della Martinelli. Già mi vedo i titoli sul giornale. Martinelli risponde a Martinelli. La prof, allibita, abbandona la scuola e si ritira su un'isola deserta. Buongiorno ragazzi. Buongiorno professoressa Martinelli. Seduti. Tinelli. Come mai non ti vedo tremare come una foglia? Perché questa volta sono preparatissimo. Non mi sfidare, Tinelli. E invece la sfido è come? Oh! Ah! Bene, Tinelli, io adoro le sfide. Ti farò un'unica e sola domanda. Se risponderai correttamente, avrai salvato il quadrimestre. Tinelli, enunciami il secondo teorema di Euclide. Certo, amico. Che stai dicendo, Tinelli? Ha, ha, ha. Mi dispiace, te lo dico. Ma come ti permetti? Tu sei come la polenta e il brasato. Dopo pochi minuti ne è stufato. Tinelli, in presidenza, subito!
Grazie, Secchia, per il tuo fantastico metodo di apprendimento. Tinelli, sono desolato, non so come sia potuto accadere. Mo te stai scoperto che hai ascoltato tutta la notte il CD dei Root. Io invece ho te stai scoperto che avrò la pagella più disastrosa di tutta la scuola a causa tua. Ma tutto ciò è accaduto per causa di un sabotaggio, di una sostituzione furtiva del supporto ottico, non c'è altra spiegazione. Io non ho bisogno di spiegazioni, ma di un buon avvocato. Ma non ci sono altre spiegazioni! Ragazzi, ho un problema. Tutte le volte che provo a cantare una canzone dei Root mi escono fuori altre parole. Sentite un po'. In un triangolo rettangolo l'altezza è proporzionale fra i due cateti e l'ipotenusa. Non capisco. Tinelli, ma questo è il secondo teorema di Euclide. È proprio quello che ti ha chiesto la Martinelli. Cioè, Mafalda ha ascoltato il mio CD. Ma perché?